noi stiamo portando in scena qua a Franco Parenti un progetto che si chiama Edipo e che comprende due spettacoli, l'Edipo Re e l'Edipo a Colono di Sofocle, il primo per la regia di Andrea Baracco con Glauco Mauri che interpreta Tiresia, e il secondo, sempre diciamo che Glauco Mauri è la un po' il diamante che attraversa questi due spettacoli, invece nell'Edipo a Colono lui interpreta proprio Edipo. Questo spettacolo, questo progetto Edipo è stato voluto dalla compagnia Mauris Turno e il significato era quello di un po' affiancare alla regia di Mauri la regia invece di un giovane regista, cioè di avere due spettacoli che fossero complementari, in modo che rappresentassero due modi diversi di fare regia, uno più classico in cui la parola è al centro, la parola è regina, questo è l'Edipo a Colono di Mauri, e l'altro, quello di Andrea Baracco, che è un regista più visionario, in cui la parola è ovviamente importante, però molto è anche affidato a visioni, immagini. Primo, nell'Edipo Re, io interpreto Giocasta, e quindi madre, moglie di Edipo, e nel secondo Antigone, l'Antigone che figlia di Edipo, che non è ancora, diciamo, diventata, non ha ancora compiuto completamente la sua identità, come nell'Antigone proprio, no? Da cui poi prende il nome la tragedia. Adesso mi vedi così bionda, un po', come dire, più artificiale, più invecchiata, perché in qualche modo questo look qua è stato un po' una delle scelte che si è fatta per fare Giocasta, perché io ero molto timorosa di affrontare questo ruolo, che sentivo lontano in qualche modo da me, però nella regia di Andrea in qualche modo non è più così importante l'età. È stato un viaggio ed è un viaggio incredibile, bellissimo, ogni sera, molto faticoso, perché di fatto sono due spettacoli, Re, quindi Giocasta, iniziare il personaggio, portarlo alla fine, no? Al suo suicidio, quindi proprio fare il giro di giostra completa, poi andare in camerino, struccarsi, parrucca castana e fare la figlia. È molto bello, perché quando faccio Antigone e Edipo a Colono parla di Giocasta, sento sempre un po' che mi si chiama, no? Perché ero io qualche minuto prima, quindi è... E poi di fatto è la figlia, quindi un giorno mi è capitato di dimenticarmi l'anello di Giocasta e di fare l'Edipo a Colono con l'anello. Me ne sono accorta che era già iniziato. Poi ho pensato, no? E in fondo era l'anello di mia madre, no? È incredibile, perché poi Giocasta davvero porta dentro delle cose che, avendo invece studiato molto l'Amleto, c'è Gertrude, c'è Ofelia, tantissimo. C'è il monologo di Giocasta che dice avere paura, non avere paura, che sembra veramente l'essere o non essere. Parla di temi talmente universali, l'identità, e poi la questione centrale sul libero arbitrio è proprio senza tempo, riguarda ognuno di noi sempre, se le decisioni che prendiamo, quanto le prendiamo, quanto subiamo il destino. Dicendo gli oracoli degli dèi sembra una cosa antica, invece è così, così presente nella nostra vita, il fatto, il caso. È veramente un grande regalo stato rileggere, leggere, studiare questi testi. Sì.